grande Bologna, tu sei forte Bologna, così bella Bologna, bella davvero. Alevo la Bologna, le tue ali Bologna, le mie gambe Bologna, sto correndo con te. Puntata di calcio d'inizio, siamo di nuovo in studio con noi Francesco Piggioli. Ciao a tutti e bentrovato Michel. Assolutamente, e è tornato insieme a noi dato che è stato così tanto bravo che abbiamo deciso di rinvitarlo Marco Mazzetta. Ciao ragazzi. Partiamo subito dalle pagelle degli attaccanti. Francesco l'altra volta aveva lasciato con i centrocampisti del Bologna, stavolta arriva il reparto offensivo e partiamo subito da Lazaros Christodoulopoulos. Sì, assolutamente. Allora, a Lazaros ho dato 6 come voto, quindi una sufficienza piena, aggettivo benefico, perché credo che Christodoulopoulos, a parte così il gol memorabile contro la Fiorentina, che ha portato, a mio avviso, lo sai, i 3 punti più importanti di questa stagione del Bologna, ritengo che sia arrivato proprio nel momento giusto, che il suo innesto così abbia fatto bene alla squadra, perché il suo arrivo è coinciso col momento di maggior appagamento per Gabbiadini, e ha consentito a Pioli di avere un'alternativa in più in un ruolo nel quale invece l'allenatore del Bologna rischiava di essere piuttosto scoperto per quanto riguarda. Esatto, assolutamente. Quindi Christodoulopoulos si è rivelato molto utile per Pioli, secondo me. Tu Mazzo sei d'accordo con 6? Sono d'accordo, veramente d'accordo. La partita d'esordio è stata fantastica. Dopo ha fatto vedere altre buone cose, si è rivelato molto utile come acquisto. Passiamo al capitano del Bologna, che penso sia stato il top player e quello che ha avuto il voto più alto, Alessandro Diamanti. Assolutamente, voto 8, l'esclamazione è chapeau, perché la stagione di Diamanti... Con gesto. Perché la stagione di Diamanti è stata davvero sopra le righe, è stato l'anno in cui Diamanti è veramente sbocciato e si è imposto come uno dei trequartisti, come uno dei giocatori più forti che ci siano sul panorama italiano sicuramente. Non era così scontato secondo me, quindi l'ho voluto premiare oltre misura, perché Diamanti, che avesse del talento, lo si sapeva già, lo sapevamo dai tempi di Brescia, anche forse prima, però che fosse un leader, un trascinatore per una squadra che aveva le esigenze di classifica del Bologna, questo no. E quindi è stata una piacevole sorpresa sotto un certo punto di vista anche a Lino, ha segnato dei gol pesanti, importanti, soprattutto nella prima metà del campionato, poi nella parte finale così faticava un po' a vedere la porta, però è un giocatore veramente incredibile, dotato di talento, di quantità e che temo purtroppo meriti altri palcoscenici. È stato l'anno della consacrazione di Diamanti? È stato l'anno della consacrazione di Diamanti, e i suoi assist più che gol sono stati decisivi per portare punti al Bologna. Il feeling con Gilardino, adesso si sta ritrovando anche in nazionale, da una cosa splendida per tutta Bologna. Anche perché Diamanti era sempre stato criticato perché è poco costante. Esattamente. Invece quest'anno ha trovato la sua... Anche la dimostrazione nelle precedenti esperienze in Serie A, col Brescia, la stagione col Brescia certo ha fatto bene e ha fatto anche dei gol, però non è riuscito a portare la salvezza alla squadra, mentre da 2 anni col Bologna ci riesce. È vero, assolutamente. Passiamo invece adesso a un giocatore che sta ben figurando con l'Under 21 di Davis Mangia, gli europei di Israele, Manolo Gabbiadini. Sì, ha fatto un'ottima stagione secondo me nel Bologna, voto 7, aggettivo camaleontico, perché appunto come stiamo vedendo anche in questi giorni, Gabbiadini per natura è una prima punta, è un attaccante vero, un attaccante centrale che vede anche discretamente la porta. A Bologna si è dovuto sacrificare, è arrivato qui con altre prospettive probabilmente, perché era arrivato, è stato preso per fare coppia con Acqua Fresca inizialmente, poi con l'arrivo di Gilardino si è dovuto, suo malgrado, all'inizio adattare più sull'esterno, più largo, nel rettangolo verde, e secondo me ha fatto molto bene. Io non me l'aspettavo questa capacità di adattamento di Gabbiadini a un ruolo non suo, perché è un ruolo più difficile di quanto non si creda, ha dato un contributo importante sotto tutti i punti di vista.
Ha avuto una fase anche lui un po' difficile nella fase, così nei mesi invernali, però poi secondo me a conti fatti i suoi 7 gol stagionali hanno pesato molto. Di cui uno, secondo me, Francesco, non so se sei d'accordo con me, pesantissimo, cioè quello di Palermo. Assolutamente, forse il gol che ha sigillato la salvezza. Gabbiadini, sei d'accordo con 7? Gabbiadini, secondo me l'esperienza che ha fatto a Bologna gli tornerà molto utile nella sua carriera, perché in una grande squadra di prime punte magari sei un giovane e ne cercano di più esperte. Quindi per ritagliarsi degli spazi in palcoscenici più importanti, questo ruolo di seconda, di aver imparato questo ruolo di seconda punta, le tornerà molto utile. Anche perché ha imparato, secondo me, lo spirito di sacrificio. Esattamente. Che in una correva per 90 minuti Gabbiadini, e anche è stato nella partita contro l'Atalanta che ha segnato il 2-1, non si è fermato un attimo, mi ricordo. Può avere un grande futuro questo giocatore? Sì, però deve essere valorizzato. Passiamo all'altro top player, nonché il giocatore preferito, lo sapete, di Piggio, Alberto Girardino. Sì, voto 8, aggettivo marziano, e credo che questo renda perfettamente l'idea di quella che è stata, a mio avviso, la stagione di Alberto Girardino. Assolutamente, un giocatore che in questa squadra, l'ho detto dai primi mesi, non c'entra assolutamente niente. È proprio con i compagni non ha nulla con cui spartire, è un giocatore incredibile, che in area, secondo me, è ancora uno dei migliori al mondo. E quanti gol ha fatto? Ha fatto 13 gol. Okay. Avendo 15 palle 15, gol. Su 15 palle gol ne ha fatti 13, 2 gli sono stati annullati. Quindi probabilmente avrebbe fatto 2 buoni, ci sono stati annullati. Con il 100%, con il 100% di realizzazione. Ma non ci sono, cioè non è neanche opportuno stare qui a perdere del tempo per descrivere Girardino. Girardino, le sue caratteristiche le conosciamo tutti. Ecco, non è più forse il Girardino di Parma dal punto di vista della tonicità così fisica, però è un giocatore che poche squadre del livello del Bologna possono permettersi, nessuno. È il giocatore sul quale il Bologna deve costruire il suo futuro? Certamente, anche perché quando andrà via, secondo me andrà via Diamanti, e Girardino sarà il punto di riferimento per la società, allenatore e anche tifosi. Diamanti, Girardino, chi sacrificheresti tu? Girardino. Dei due Girardino. Te resti Diamanti? Sì, perché Diamanti fa gol e assist. Passiamo al pupillo, come tu l'hai definito, di Bologna. È diventato in pochissimo tempo un idolo della curva, e poi con l'ultimo gol a Parma penso che abbia coronato i 6 mesi perfetti. Sì, assolutamente. Dillo tu. Ce lo dico io, Davide Moscardelli, voto 6, appunto pupillo è il sostantivo, perché insomma, diciamolo chiaramente, a Bologna è scoppiata una vera e propria moscamania, sì. Cioè Moscardelli è più così acclamato, più noto ormai che gli stessi Girardino Diamanti. Quindi questo la dice lunga su quanto questa piazza sappia così affezionarsi e far sentire il proprio calore a giocatori che comunque dicono di stare bene qui e si fanno voler bene. Moscardelli, a parte tutto, a parte questa pubblicità delle ultime settimane, così legata alla barba, tutte queste... Sul web è popolarissimo. Sì, popolarissimo, ci sono tante pagine dedicate a lui su Facebook. E la sua barba. E la sua barba. Però secondo me, a parte tutto, è un bel giocatore. Al Bologna può fare comodo perché è molto duttile, soprattutto nell'ultimo mezz'ora, negli ultimi 20 minuti, può cavare diverse castagne dal fuoco nel corso di una stagione. È un giocatore che vede la porta, fa gol e secondo me ci sta, sarà confermato. Si era parlato così di un interessamento da parte dell'Avellino nel promosso in Serie B, però non credo che Moscardelli abbia nei suoi piani questo passaggio. Farà bene, è un pupillo di Pioli sulla terra stretta. Può essere utile alla causa rosso blu? Sì, nell'ultima mezz'ora, ma anche da titolare. Quest'anno ha avuto poche chance, però ha dei buonissimi piedi e... Mi fido magari, di Moscardelli. Magari con un'adeguata preparazione, perché poi i primi sì, sei mesi sì, erano sei mesi non aveva giocato, aveva fatto delle ispezioni di gara, ancora meno di quanti ne ha fatti a Bologna. Non puoi pretendere, sì. Ormai anche lui ha una certa età, non puoi pretendere subito una lucidità sia mentale che fisica. Poi Piggio lo sa bene, con un certo fisico bisogna prepararsi. Sì, assolutamente. A modo. Assolutamente. Un'altra bella sorpresa che ha avuto Bologna nel suo reparto offensivo è stato sicuramente Cristian Pasquale. Sì. Voto 6, cecchino è così l'epiteto che ho voluto assegnargli, perché Pasquato secondo me avrebbe potuto meritare anche mezzo voto in più, perché ha comunque avuto poche chance nel complesso per mettere in mostra il suo talento. Ha realizzato 4 gol in stagione, 2 in campionato e 2 in Coppa Italia, e secondo me più di così da lui non era lecito attendersi. Ha realizzato anche dei bei gol, dimostrando che insomma, le qualità balistiche le ha, è un ottimo
tiratore dalla lunga distanza ed è un giocatore il cui talento non si discute. Più che altro si discute il suo collocamento in campo, le sue disposizioni tattiche. È un giocatore che fa un po' fatica a partire titolare se non viene schierato a ridosso della prima punta. E non so in Serie A quante squadre ci siano che siano disposte a schierare come trequartista titolare Pasquato. Certo, in una realtà medio-piccola, secondo me a breve potrebbe esplodere, perché i numeri sono dalla sua. Che ne pensi di Pasquato? Pasquato mi è piaciuto molto, soprattutto non si è mai lamentato per il ruolo di, diciamo, panchinaro che gli è stato attribuito quest'anno. Le chance da titolare non l'ha sfruttato al meglio, però quando è entrato ha subito fatto vedere che aveva le qualità. Il gol contro il Cagliari è stato meraviglioso e un giocatore così io lo confermerei anche per questo altro anno. Assolutamente sì. Rimanendo in tema giovani, sicuramente uno che ha il futuro roseo e speriamo di vedere presto in prima squadra è Verratti. Sì. Luca Verratti è senza voto perché ha confezionato così due apparizioni entrambi in Coppa Italia. A Napoli rischiò di fare gol, appunto, su questo volevo soffermarmi. L'aggettivo è promettente, per questo a mio avviso diventerà un grande giocatore, perché ha tutto per farlo. È un puntero classico proprio, uno dotato di una notevole stazza fisica, e si fa sentire, e se vogliamo, rispetto all'altro gioiellino della primavera del Bologna, io non è che seguo molto le vicende dei giovani, però soprattutto del settore giovanile, però mi sembra un po' leggermente più pronto dal punto di vista fisico Verratti rispetto a Capello. È già ben formato e secondo me l'anno prossimo potrebbe essere il suo primo banco di prova, perché qualora, appunto, soprattutto alla luce di questo così restyling che si profila in attacco per il Bologna, Verratti qualche chance, penso soprattutto in Coppa Italia, potrebbe averla. E secondo me è un giocatore su cui Bologna dovrà puntare molto, perché è tutto di sua proprietà e ha veramente delle giocate, dei movimenti da grande attaccante. Due cose: la prima, il restyling mi è piaciuto tantissimo, la seconda, Verratti è pronto per il salto in prima squadra. Verratti deve essere, se rimanesse Gilardino come tutor, come chioccia di Verratti, sarebbe perfetto, perché è un giocatore che anche a me piace tantissimo e secondo me dobbiamo avere il coraggio di fare esplodere questo giocatore, appunto, in Coppa Italia. Secondo me potrebbe rivelarsi molto utile, soprattutto all'inizio quando gioca contro squadre di Serie B, magari provare qualcosa. E quindi come vice Girardino magari tu daresti Moscardelli e Verratti pronti a... Sì, esatto. Passiamo all'ultimo elemento delle nostre pagelle curate da Piggio, che è stato il mister, che è stato 2 anni che è a Bologna, che resterà sicuramente anche l'anno prossimo, che è Pioli. Sì, Stefano Pioli, voto 6,5, aggettivo misurato in tutti i sensi, perché è una persona onesta, coerente, leale, fuori dal campo, lo vediamo nelle conferenze, non è uno che ama i toni alti, i toni accesi, è una persona che trasmette serenità alla propria squadra, e secondo me quest'anno questo aspetto è stato molto importante, soprattutto nel momento in cui Bologna stentava a livello di risultati. La squadra è riuscita a rimanere tranquilla, non ha patito così degli sbalzi d'umore, e secondo me Pioli ha avuto un contributo fondamentale nella svolta che il Bologna ha avuto, diciamo, tra dicembre e gennaio. Pioli è un ottimo allenatore, secondo me il Bologna ha fatto forse l'unica mossa opportuna di questo primo scorcio estivo, blindandolo ancora per un altro anno, sicuramente poi avrebbe il contratto per un'ulteriore stagione, e quest'anno, se devo dire la verità, ha un po' stentato all'inizio a trovare la giusta quadratura, il giusto assetto per la squadra, però non ha mai fatto mancare fiducia e sostegno ai propri giocatori, e questo è un aspetto non secondario. Quanto è importante Stefano Pioli? È importantissimo, perché è riuscito a trovare la giusta quadratura per la squadra. Giustamente all'inizio ha avuto un po' di difficoltà, ma ricordiamoci che venivamo dall'abbandono, diciamo, da parte di Vaio, e la squalifica di Portanova, e Ramirez che era andato via pochi giorni prima dell'inizio del campionato, quindi una squadra, diciamo, moralmente un po' scarica e in un certo senso da reinventare, perché dovevi trovare fiducia in una nuova punta e il giocatore, oltre ai Diamanti, che ti dà più fantasia in attacco, era andato via e il pilastro della difesa era squalificato, quindi... Era perso anche Mudingai in mezzo al campo. Mudingai, esattamente. Secondo me Francesco è stato bravo nel trovare il giusto modulo, la giusta quadratura, poi ha avuto fortuna o bravura nel trovare un Coné
che come abbiamo detto gli ha risolto tanti problemi e soprattutto è stato bravo a consacrare Taider. Sì, assolutamente. Taider è il vero, così dovrà molto a Pioli, credo, nel prosieguo della sua carriera. Se dovesse mai sfondare, arrivare a grandi club di statura europea, credo che lo sappia, lo abbia ben presente, che molto molto lo dovrà Pioli, che l'ha sgrezzato, l'ha lavorato, ha intrapreso lo stesso lavoro che stava compiendo poi su Belfodil, e poi il Belfodil è stato venduto, Taider per sua fortuna è rimasto qui, per fortuna di tutti e due credo, anche dello stesso Taider, e se lo gode, finché lo ha a disposizione se lo gode, è un giocatore che Pioli ha veramente svezzato. Assolutamente, adesso è il momento del sondaggio nel quale abbiamo proposto una domanda abbastanza, possiamo così dire, scontata. Non si sa mai. Sui web non si sono divisi molto, mi sa che la risposta è stata abbastanza coerente. Tornate dopo il sondaggio perché Francesco e Marco risponderanno alle vostre domande. Allora, ecco il risultato del sondaggio lanciato sul web la scorsa settimana. Avevamo chiesto ai nostri followers di esprimere una preferenza tra Alberto Gilardino e Rolando Bianchi, che pare essere il nome più caldo in caso di addio di Gila a Bologna. Senza dubbio si è trattato di un vero e proprio plebiscito in favore di Gila. Tra tutti i commenti registrati nessuno ha votato Bianchi. Insomma, roba da ridere. Ecco le risposte più interessanti. Francesco dice: Gila tutta la vita, è un campione del mondo e ho detto tutto. Non è divaglio, ma non si può paragonare a Bianchi. Sul fatto che non ci sia storia tra Gilardino e Bianchi insistono anche Giovanni, Franco e Alessio, mentre Roberto sostiene che Bianchi andrebbe bene, ma soltanto in veste di vice Gilardino. Divertente il commento di Enea, come dire, meglio Pelé o Nenè, insomma. Irene afferma che Gilardino si è guadagnato sul campo la riconferma, mentre Duca Conte pone l'attenzione sul carattere di Bianchi, fa casino ovunque, ci mancano solo problemi di spogliatoio. Infine, ecco l'unica voce fuori dal coro, ovvero quella di Stefano, non vorrei nessuno dei due, andrei a prendere Konaté dal Krasnodar, altra opzione che circola, così nel caso in cui si facesse bene non avrei problemi a trattenerlo qui. A voi la parola. Eccoci qua, siamo tornati, avete sentito Stefano che leggeva il nostro sondaggio. Francesco, meglio Gila o Bianchi? Ma guarda, non so neanche che risposta darti. No, assolutamente Gilardino, ma non è neanche una cosa da mettere in discussione. Tre spanne almeno sopra Bianchi per curriculum, spessore tecnico, gol, presenza, non so, palmarès, qualunque cosa. E quindi andrei assolutamente su Gilardino ad ogni costo. E Gilardino è un campione assoluto, campione del mondo, con lui Bologna si assicura uno dei migliori interpreti di quel ruolo che ci siano ancora in circolazione, mentre con Bianchi prenderebbe un buon giocatore, niente di più. Poi se tu invece mi fai la domanda, ma se dovesse partire Gilardino c'è in giro tanto di meglio rispetto a Bianchi? Io ti dico di no, allora a quel punto lì sì che Bianchi potrebbe essere una delle prime soluzioni, però speriamo di non arrivarci mai, perché sarebbe veramente un triplo salato mortale nel vuoto. Mazzo? Idem, Gilardino totalmente, tutta la vita, e Bianchi quest'anno si è dimostrato un trascinatore, ma non ha avuto il peso di Gilardino nel Bologna. Bianchi può fare secondo te mazzo di titolare a Bologna o lo vedi magari più come una riserva? Cioè, secondo te con l'età le corde per giocare 30-35 partite? No, poi è anche un giocatore un po' più discontinuo, cioè non ha mai entusiasmato molto Bianchi, ma come giocatore anche quando era alla Lazio non mi è mai piaciuto più di tanto, ma anche proprio come carattere non mi sembra uno molto, cioè può mettere delle zizzanie allo spogliatoio. Ma aveva detto il nostro amico nel sondaggio, l'aveva ricordato questo aspetto caratteriale di Bianchi, che insomma anche a Torino quest'anno si è reso protagonista di qualche episodio anche fuori dal campo, qualche frizione con Cairo anche per l'aspetto del rinnovo, quindi è esatto, è un aspetto da tenere in considerazione. Ad oggi la situazione Gilardino? Ma ad oggi la situazione Gilardino non è tanto diversa rispetto ad una settimana fa. Diciamo che il Bologna probabilmente ha dato per scontato di avere in mano un'operazione già di fatto conclusa, quando invece non era così. Il Genoa ne ha approfittato sfruttando l'interessamento dell'Inter per così ingolosire gli acquirenti e mettere un po' sul chi vive i rossoblù. Io credo che il Bologna abbia comunque delle buone carte ancora in mano da giocarsi, soprattutto per quanto riguarda la continuità, l'aspetto della continuità, ovviamente non dal punto di vista economico,
e Gilardino, penso che per tutta una serie di motivi di cui abbiamo già parlato nelle scorse puntate, farà bene a mio avviso a rimanere a Bologna nell'anno che porta al mondiale, anche perché tanti attaccanti che quest'anno Prandelli non ha preso in considerazione per la, per dire, per la Confederations Cup, che quest'anno non hanno giocato con continuità, presumibilmente andranno a giocare altrove, penso a Osvaldo, Matri, Quagliarella, Pazzini. Non so, tornerà Giuseppe Rossi da infortunio, Pazzini, che Pazzini destro, quest'anno destro, esattamente, quindi Gilardino dovrà fare bene i suoi conti prima di fare così questo salto nel vuoto, perché ne va del suo ultimo torneo intercontinentale che può giocare, sì. E quindi lui dovrà fare molta attenzione. Poi è vero che ho scoperto che il procuratore di Gilardino, Beppe Bozzo, è lo stesso di Mazzarri e di Cassano, quindi non vorrei che questo andasse a creare un canale preferenziale. Se ci dessero Cassano, Mazzarri in cambio di Gilardino? No. Meglio Gira. Meglio Gira no, però Cassano è una mina vagante, l'ha dimostrato in tutta la sua carriera. Poi chi gli fa gli assist? Esatto. A chi? Perché Cassano non è una... No, sarebbero così complementari. Magari Cassano con Gilardino e cioè, vai, sarebbe la, forse la miglior coppia esistente. Cassano, Diamante, Gilardino. Esatto. Non parliamo nemmeno, dai, rimaniamo ancorati i piedi per terra e non pensiamo a queste soluzioni. Prima di mandare la star pubblicitaria, perché poi parleremo di mercato, è stato divertente comunque la risposta di Enea, che è come paragonare l'Enea a Pelé. Sì, credo che il parametro alla fine sia più o meno quello. Beh, forse un po' ridotti, sì. Però va bene, dai. Mandiamo il secondo star pubblicitario, cioè il primo star pubblicitario, poi tornate con noi perché parleremo di mercato. Questo lo conosco, anche questo lo conosco. Ma a chi conosci? I giocatori dell'Albumacco del calcio. Albu che? Ma da quando ti interessi di calcio? Come resistere alle migliaia di fotografie di giocatori dalla Serie A alla terza categoria? Comprese quelle di calcio femminile? Ma tu da quando ti interessi di calcio femminile? L'Albumacco del calcio è in tutte le edicole. Info su romagnasport.com. Eccoci qui a parlare di mercato, è la settimana dove la situazione è rimasta più o meno in stallo perché si stanno cercando di risolvere le questioni delle proprietà. Diamanti, il Milan si è inserito molto fortemente, sembra aver superato la Juve, secondo te Mazzo è una possibilità Diamanti al Milan? Sì, preferisco anche se dovesse andare via rispetto alla Juve, preferisco che vada al Milan, però il sogno sarebbe che rimanesse, ma la vedo molto drastica. Percentuali Francesco, Milan, Juve, Bologna. Diamante. Ma allora, Bologna la più bassa secondo me, sì. Quindi 20% Bologna, 40% Juve e 40% Milan. Secondo me il Milan così si è inserito in questa corsa e al momento è appaiato la Juve. Però anche perché, come sappiamo, nel summit di Arcore tra Berlusconi e Allegri, il patron rossonero ha così imposto quasi all'allenatore il ritorno a modulo con il trequartista a ridosso delle due punte. E dato che Boateng è dato per partente e dato che Allegri in questo momento ha solo saponare l'organico che possa ricoprire quel ruolo, Diamanti rappresenta una vera e propria occasione per Galliani, perché è un giocatore che è nel pieno della sua maturità calcistica, è un usato sicuro, nel senso che conosce già il campionato, e anche dal punto di vista del prezzo, insomma, sui 10 milioni di euro, con 10 milioni di euro sicuramente ci si porta a casa. E io mi chiedo, quante volte nella storia del Milan un trequartista titolare costava 10 milioni di euro? Praticamente mai. E quindi, o l'equivalente in lire comunque, penso a Kaká, Lui Costa. E sarebbe veramente un'occasione incredibile per il Milan. E credo che alla fine Diamanti, nel club rossonero riuscirebbe ad avere un ruolo più centrale sotto tutti i punti di vista, sia tattico, perché potrebbe agire nella posizione lui più congeniale, sia a livello di progetto, perché sarebbe uno dei cardini su cui ricostruire il Milan. Mazzo, al Milan andrebbe a formare anche un triangolo, magari in ottica nazionale, con Balotelli e Sarauz. E poi da quando si vede, mi sembra che anche con Balotelli si abbia anche un buon feeling. Sì. Sicuramente avrebbe più spazio nel Milan, sicuramente. Mi pare lo metterebbero come attaccante esterno o addirittura ala. Quindi non lo vedo molto congeniale al mondo di Conte. Assolutamente, un Milan che si è inserito molto fortemente, credo farà di tutto per portarsi a casa i Diamanti. Abbiamo chiuso il capitolo di Diamanti, apriamo quello di Gilardino, perché sembra che il Genoa sia intenzionato di darlo all'Inter per avere in cambio Schelotto. Sì, e sarebbe veramente una questione paradossale, perché sai, io li avrei voluti vedere tutti e due rosso-blu a Bologna, sia Schelotto che Gilardino, invece rischio di non trovarne nessuno. Però sì, sicuramente il Genoa sta giocando, sta tirando la corda con il Bologna, perché ha capito che il rosso-blu Gilardino serve come il pane,
e invece il Bologna dovrà, deve ancora definire così qualche situazione, magari qualche entrata a livello economico così derivante dalla risoluzione delle compartecipazioni, e fino a quella data, fino al 21 giugno, non credo che si saprà niente di nuovo. Detto questo, il Bologna dovrà fare il possibile per strappare Gilardino nel minor tempo possibile, perché altrimenti si rischia che questo sondaggio da parte dell'Inter diventi sempre più concreto. È vero. Due questioni rimaste: la prima è che magari il prezzo di Gilardino salga se facesse una buona Confederation Cup, e la seconda è che se Gilardino non tornasse a Bologna ci dovrebbero spiegare poi per cosa Portanova è andato via. Esattamente, l'affare Portanova doveva avere, diciamo, portato Gilardino anche quest'altro anno a Bologna, però da quanto si è visto non è così, e sì, se facesse una buona Confederation Cup Gila rischierebbe veramente di andare via. Sarebbero dolori, assolutamente. Questioni legate alla comproprietà, Francesco, le più importanti sono sicuramente tre: Acqua Fresca, Kone e Sorensen. Come si muove il Bologna? Ma il Bologna, premesso che appunto fino al 20 giugno, fino alla sera del 20 giugno ci sarà comunque tempo per vagliare ogni possibile scenario, ogni possibile intenzione da parte del club rossoblu, credo che il Bologna appunto adotterà un criterio diverso per ciascuno dei tre. Allora, per Acqua Fresca si andrà sicuramente alle buste, perché appunto sembrava in un primo momento che dovesse rientrare nell'affare Gilardino, invece Preziosi ha posto il veto su questo tipo di trattativa, e quindi per Acqua Fresca non si troverà una soluzione, si dovrà ricorrere alle buste. E il fatto è che nessuno, né Bologna né Genoa, intende riscattarlo e puntare su di lui, quindi credo che sia una corsa al ribasso alla fine, perché con pochi spiccioli Acqua Fresca si porta a casa, ma è un problema in più, perché poi entrambe le squadre, a parte gli esuberi, avrebbero anche questo problema di piazzare altrove Acqua Fresca. Acqua Fresca potrebbe fare comodo, o tu lo gireresti altre squadre? Lo girerei ad altre squadre. Assolutamente, magari come avevo detto prima, tenendo Moscardelli in serie dove era. Esatto. Capitolo Kone. Allora, Kone sembra che si vada verso un lieto fine, e prima delle buste, perché in modo tale da evitare questa spiacevole così cornice che tanto invece vorrebbe Corioni, perché come sappiamo i soldi delle buste devono essere saldati il 30% entro un mese, e quindi il Brescia troverebbe una liquidità immediata per ricostruire la squadra in vista del prossimo campionato. Il Bologna invece ha proposto circa 1 milione per la seconda metà più una contropartita tecnica. Subito sembrava dovesse essere uno tra Labero e Crespo, poi è uscito Jimenez, che pare interessare le parti di Brescia, e da ultimo così è uscito Verratti. E il Bologna però su questo capitolo non vuole nemmeno di questa opzione non vuole nemmeno sentire parlare, perché insomma andare poi a trattare Verratti con il Brescia in caso di esplosione del ragazzo non sarebbe l'ideale. Quindi o Jimenez e 1 milione o l'affare andrà alle buste. A questo prezzo Jimenez 1 milione è un affare da concludere subito. Sì, certamente, con me si è dimostrato veramente troppo utile, perché l'ha fatto il Ramirez l'anno scorso. È vero, ha parlato quei gol che ci chiedevamo chi avrebbe fatto al posto di Ramirez. Ultima proprietà, Sorensen è un discorso un po' strano, perché io credo che in ogni caso non giocherà a Bologna l'anno prossimo, sia che venga riscattato sia no, perché la Juventus, se dovesse riscattarlo, e sembra che si vada verso questa soluzione, verso questa conclusione, lo metterebbe chiaramente sul piatto di altre possibili trattative, quindi per quella di Obon per esempio, piuttosto che magari per l'acquisizione di un attaccante da un'altra squadra. E mentre se lo riscattasse il Bologna, beh, Sorensen è uno dei pochi giocatori con cui poter far cassa, posto che Taider non verrà nemmeno sfiorato la voce di mercato, e che la soluzione di Diamanti comunque è in divenire, Sorensen a mio avviso verrebbe immediatamente messo sul mercato per cercare di tirare su quei milioni che consentiranno a Bologna di muoversi con più o meno agilità sul mercato, nonostante Pioli abbia così chiesto a Guaraldi di trattenerlo, perché ha lavorato molto su Sorensen nella prima parte, l'ha fatto molto crescere, aveva detto che non era pronto così mentalmente a livello di concentrazione, ha fatto 6 mesi di apprendistato, poi anche complice varie vicissitudini della difesa, l'addio di Portanova, l'infortunio di Natali, Sorensen ha trovato una buona continuità, e anche da questo punto di vista sarebbe un peccato perderlo, come abbiamo fatto per Belfodil, così Pioli lavora tanto e poi si ritrova che i frutti se li prendono gli altri. Con la partenza mazzo di Sorensen e Cherubin, che rientreranno in un infortunio abbastanza serio, il Bologna necessita di un centrale difensivo. Il nome del circolo è quello di Cesar.
Cesar non mi fa troppo impazzire come penso a molti. Cesar Reson secondo me è da tenere in tutti i modi perché è fortissimo, è giovane, è un 92, è fortissimo. È un giocatore sul quale Bologna sicuramente sì, deve puntare, per costruire anche secondo me la difesa. È vero, assolutamente, però come diceva Francesco, fare cassa. Sì, le esigenze sono chiare, o insomma bisogna decidersi se privarsi dei big o privarsi dei giovani, in un modo o nell'altro Bologna qualche entrata la deve avere. Dato che tutti a casa, Mazza, sono che sei un portiere, capitolo portieri. Curci, riscattato, non riscattato, Bizzarri, chi ti convince di più? Bizzarri mi ha fatto notare, prima lui era un giocatore titolare da 2 anni, a me Catania piaceva. Però anche quest'anno, secondo me, non ha fatto delle brutte prestazioni, però è una scommessa, proprio come abbiamo fatto con Curci quest'anno, che inizialmente, come avevo già detto in trasmissione, non mi aveva entusiasmato, però mi sono dovuto un po' ricredere, perché a fine anno ha fatto abbastanza bene. Però non sono convinto ancora che debba essere riscattato, perché anche lui non ha dimostrato di essere all'altezza della Serie A negli anni passati. Sì. Quest'anno, quando ha giocato, non ha fatto male. Il tuo nome per la porta quale sarebbe? Opegolo, che lo vogliono a Verona per sostituire Rafael, e nel caso andasse a Verona, Rafael. Giustissimo, io sono d'accordissimo con lui di Rafael, lo sai Francesco, sì, che sì, è sì, la sì, mia sì, passione. Avete questa... Oppure le ali in prestito. Che è difficile, le ali in prestito è difficile. Però... Io direi che per oggi è tutto, perché non ci sono altri grandi movimenti di mercato. Sapete che Bologna si muove di solito dal 20 al 31 agosto. Sarà a caso, faremo una puntata il 31 agosto in diretta dall'alto hotel. Esatto. Però in matematica, perché sono su di un po'. Io ti ringrazio, Mazza, per essere stato tornato. Grazie a voi. Con Francesco ci vediamo settimana prossima. Abbiamo concluso le pagelle. Finalmente, state magnifiche. Però ci sarà comunque, speriamo, il mercato di parlare con proprietà che si sta risolvendo. Speriamo di sì, dai. Ci vediamo la settimana prossima, ciao a tutti. Ciao a tutti. Tu sei grande Bologna, tu sei forte Bologna, così bella Bologna, bella davvero. Alevo la Bologna, le tue ali Bologna, le mie gambe Bologna, sto correndo con te.